distribuisco da mangiare, aiuto un po' la gente e mi aiuto pure me stesso. Sì, mi do da fare pure io e non c'è cosa che vada. Ti senti utile? Sì, mi sento utile, molto utile. Sì, mi sento molto utile perché sono contento io per la pulizia ed è contenta pure la gente per la pulizia attorno. Quindi ci sentiamo tutti puliti, più ordinati ed è una cosa bella. Io gli ho chiesto un sacco di cose, però non lo so, dimmi se ti serve qualcosa. No, guarda, più che altro un passaggio insomma da Via Ragusa a qua, perché hai deciso insomma di accettare anche quella che è stata la proposta del comune. Da via È quello che ti ha chiesto prima. perché purtroppo io sono senza casa e giustamente come fanno gli altri l'ho fatto pure io perché ne ho bisogno, tanto Però perché non sei rimasto lì? bisogno. Lì non sono rimasto perché la struttura è un po' pericolosa e poi non c'è tanta igiene come qua. Qua c'è più igiene, cioè non lo so quello che dire, comunque è più igienico qua, solo per quello. Ma com'è che ti sei trovato in strada? Purtroppo mi sono trovato in strada perdendo il lavoro e andando in giro a cercare lavoro perché vorrei aiutare ancora la mia famiglia e non vedo l'ora di aiutarla, Ti senti di dare un consiglio a chi è rimasto nella casa degli altri? Ti non ho capito, scusa. senti di dare un consiglio a chi è rimasto Alla casa di in là? Via Ragusa? Guarda, se ce la fanno venire qua io sono contento, cioè sono molto contento perché quella casa lì è Certo. un po' pericolosa, quindi e non c'è molta gente, la igiene là dentro, non ce n'è molta gente. Quindi bisogna Però fare. sono contento che stanno lì finché non hanno un altro posto, Sì. lì sono contentissimo, se per questo l'avrei fatto pure io. Certo, da come dice il comune bisogna fare anche in fretta perché i posti qua potrebbero Potrebbero finire. pure finire, quello Certo. è vero. Quindi io mi ritengo fortunato, guarda, una manna dal cielo mi è venuta, ma mi ritengo fortunato a essere venuto qua. Certo. E io lo auguro tanto per gli altri che veramente si trovano una sistemazione come l'ho trovata io. Ma qui sai quanto puoi stare? Io sinceramente non lo so e non lo voglio sapere perché io quanto rimango, rimango. E poi quando saranno finiti i giorni, che se Dio vuole che mi sono trovato un lavoro va bene, se no come Dio me la manda.